Ciao Samuele, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Un po' in ritardo, ma sono arrivato qua per fare la nostra chiacchierata, perché quando esci a Milano in un giorno di pioggia per prendere una cosa ci vuole un'ora, anche se la distanza è molto ravvicinata. Allora, oggi parliamo di convinzione mentale, no? Quando tu inizi ad approcciarti a questo mondo e a questo ambito, devi avere una forte motivazione e un dialogo interiore molto positivo e costruttivo per prendere il via e addentrarti in questo ambito. Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che certo, ci vuole una forte convinzione e sicuramente essere affiancato a qualcuno comunque che ti dà una spinta è veramente notevole, in quanti non tutti sono in grado comunque di farlo senza aiuti esterni. Per quanto mi riguarda, è stato un consolidamento di un mio percorso che è iniziato tempo addietro, nel senso che io ho avuto un percorso scolastico abbastanza travagliato, in quanto ho fatto prima, quando ero ragazzo, 2 anni di liceo musicale, poi sono stato bocciato, non sapevo cosa fare. Allora poi mi sono iscritto a una scuola professionale, ho finito la scuola professionale, poi mi sono accorto che con una qualifica professionale non avrei fatto granché, quindi poi mi sono riscritto un'altra volta a una scuola superiore dove mi sono poi diplomato in ragioneria turistica e poi alla fine ho scelto comunque di intraprendere una strada diversa che è quella del pilota di linea e quindi c'è stato questo comunque percorso di magari stare anche dopo con gente più piccola di te e di doversi adattare, però comunque poi la voglia di arrivare a raggiungere un obiettivo, ti fa comunque anche fare queste scelte qua. Ma quindi tu piloti gli aerei? Sì, esatto. Dove vai di solito? Sono curioso. Ma adesso sto finendo la scuola di volo, quindi Stai finendo. per quanto riguarda faccio brevi tratti comunque dalla mia scuola di volo che si trova a Biella, che è in provincia di Novara, magari si va in Liguria, poi in altri aeroporti un po' più piccolini comunque si imparano a fare tutte le varie procedure sugli aeroporti, eccetera. Ok, senti, ma nel tuo percorso di miglioramento, no? Quando tu sei partito, quanta convinzione avevi all'inizio e quanta convinzione poi ti si è aggiunta dopo, man mano che vedevi qualche risultato? Allora, all'inizio ne avevo già abbastanza, però devo dire che poi con l'aiuto del mio trainer sicuramente la convinzione è salita a livelli molto più alti comunque, perché comunque avendo un metodo vedi ottimizzato quello che magari prima sprecavi, ecco. E quindi poi la motivazione sicuramente mi è stata sempre diciamo Trasmessa. sempre sì, non ho capito, scusami, Trasmessa. si trasmessa comunque proprio spinta dal mio trainer, in quanto comunque è capitata una giornata di parte pratica in strada, dove comunque in tutto il giorno non ho concluso niente, quindi anche lì è stato abbastanza pesante, però lavorando comunque si arriva a capire che la giornata comunque no, può capitare a tutti e sicuramente capiterà a tutti. Quello che però questo non ci deve fermare assolutamente, perché comunque le possibilità, se uno si mette in gioco, ce ne sono tante. Assolutamente sì, ne parlavo proprio con un altro ragazzo oggi, no? Cioè, la prima cosa da fare è iniziare a fare l'azione, perché se tu non fai l'azione, cosa vuoi che accada? Non accade niente, no? Quindi, per aprirti
il tuo cassetto delle opportunità. Ok, bene, cosa c'è dentro questo cassetto? Cosa ha riservato la vita per me? Devi agire, devi fare. Ed è chiaro che all'inizio magari una persona un po' titubante perché non sa quello che va a fare, ha un po' il punto di domanda, no? E ci sono stati dei momenti in cui, non so, hai pensato, tra virgolette, di mollare, ma poi hai trovato la convinzione per andare avanti? E quali sono stati questi momenti? Sì, ci sono stati, magari quando non ho magari ottenuto certi risultati anche non solo nelle parti pratiche, magari anche online, sulle varie piattaforme dove ci sono dei periodi dove non hai risultati, non ottieni contatti, e allora cominci a pensare che c'è qualcosa in te magari che non va o che sei tu che non hai il tuo profilo che non va bene. Però sono situazioni che poi passano, perché comunque è più probabile magari che durante il periodo estivo, ecco, anche la gente, comunque le ragazze siano meno chiaramente sulle piattaforme, mentre magari quando si avvicina al periodo invernale sono più usufruibili e funzionano molto di più, almeno questo è quello che dal mio punto di vista ho notato, ecco. Ok, quindi poi alla fine, cambiando periodo, perché tu ti formi con noi da un pezzo, hai trovato riscontro? Sì, ho trovato riscontro con queste dinamiche, dove appunto variando il periodo dell'anno c'è più affluenza comunque o meno sulle varie piattaforme. Ok, perfetto. Ti ringrazio e ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Grazie Simone. Grazie, ciao ciao.